rilasciato da pochi giorni su Xbox Live Marketplace e PlayStation Network, il secondo map pack per Call of Duty World at War vede gli sviluppatori Treyarch aggiungere ulteriore varietà al già corposo comparto online del loro ottimo sparatutto. Così come il predecessore, questo pacchetto comprende tre mappe per le modalità competitive ed una nuova ambientazione per la cooperativa per quattro giocatori Nazi Zombies. Banzai è una mappa di medie dimensioni, ambientata in una fitta porzione di giungla. Punto nevralgico è senza dubbio il ponte, attorno al quale si sviluppano intense battaglie per il controllo e la difesa. Altri particolari interessanti si trovano nella cascata sottostante, con diverse gallerie scarsamente illuminate, ottime per sortite e rapidi cambi di fronte. Ottima per tutte le modalità competitive, la mappa si distingue per la grande cura nel design del setting, che non risparmia quanto a dettaglio. Corrosione porta i giocatori in un deposito ferroviario russo in rovina. Le dimensioni medie si sposano con una natura multilivello e con le moltissime coperture offerte dalle carcasse dei treni abbandonati, offrendo ottimi spunti tattici. Indicata soprattutto per deathmatch a squadre e cerca e distruggi. Sub-Pence, ambientata in una base sottomarina giapponese, alterna efficacemente spazi angusti ad una zona esterna più ampia. La pioggia all'aperto e la scarsa luminosità all'interno creano un ottimo setting per un'azione fatta di sortite ed imboscate. Le piccole dimensioni complessive ne fanno una mappa ottima per partite molto tese, che porteranno irrimediabilmente ad alti numeri di kill nel tempo limite. Shino Numa è invece la mappa dedicata alla modalità Nazi Zombies, delirante fiore all'occhiello del comparto multigiocatore di World at War. Dopo un inizio piuttosto tradizionale in una palafitta diroccata, l'azione si fa decisamente più dinamica, favorendo i rapidi spostamenti della squadra. Molto ricca la dotazione di trappole in cui far cadere gli zombie, tra cui citiamo la divertentissima barriera elettrica, da attivare solo previo avvertimento dei compagni, che potrebbero non gradire le diverse migliaia di volte. Oltre agli zombies, segnaliamo l'occasionale spawn dei mastini infernali, belve infuocate che esplodono quando colpite, scatenando un vero caos e minando seriamente la resistenza dei giocatori. Per quanto non economico, ma comunque attinente alla media dei prezzi odierni, il secondo map pack per Call of Duty World at War conferma le buone impressioni ricavate dal predecessore. Ancora una volta, i ragazzi di Treyarch hanno messo insieme quattro scenari creati con molta cura, ben ottimizzati sia graficamente che tatticamente. Particolare plauso a Shino Numa, che con le sue grandi dimensioni migliora ulteriormente l'esperienza Nazi Zombies.